Eccoci qua amici criptoinvestitori e buonasera a tutti quanti e ben ritrovati. Oggi ho mischiato la nostra solita intro. Cosa state vedendo qua dietro? Non il grafico di Bitcoin, come mai? Ma guardate, vi ho condiviso questo tweet che stavo leggendo ora perché ho detto, sa, diamo un'occhiatina a Twitter così magari troviamo qualcosa di interessante da dire durante il live. Lo faccio spesso appena prima di iniziare. Ho trovato questa immagine, devo ancora capire bene da dove arriva, com'è documentata, come funziona, ma di fatto mostra, l'applicazione penso si chiami Whale Map, qualcosa mi dice, mostra dove vengono accumulate grosse quantità di Bitcoin, per l'appunto dalle cosiddette balene. Ed effettivamente, leggo nel commento del tweet, aspettate che ve lo mostro in toto, che questo pallino verde, pallone verde anzi, che vedete, è il più grosso nell'ultimo periodo, quindi è la più grossa accumulazione da parte, attenzione, di un unico wallet che apparentemente, a quanto dice questo tweet, ripeto, devo ancora capire se effettivamente ha senso oppure no, ha accumulato 116.000 bitcoin al prezzo di 48k, 5,3 miliardi, lo 0,5% della supply complessiva. Questo giustificherebbe parzialmente il dip che c'è stato stamattina, che effettivamente è stato un movimento abbastanza repentino e abbastanza caotico. Era molto palpabile la confusione questa mattina. Ricordo che come ho acceso stamattina mi sono messo un po' a guardare cosa succedeva, i movimenti, l'andamento un po' dell'open interest, dei flussi, un po' di denaro, e ho visto che c'è stato un grossissimo movimento in vendita impulsivo che ha praticamente coinvolto tutto quanto il mercato, altcoins in primis, che anche loro hanno ruzzolato parecchio, che è stato assorbito nel giro veramente di poco, non so se ci avete fatto caso. Dal punto di vista del grafico notiamo un andamento di una pulizia pazzesca, che tra poco commentiamo quando andiamo a commentare il grafico, ma dal punto di vista fondamentale, usiamo questo termine, potrebbe essere stata una piccola magari manipolazione in vendita allo scopo di liquidare posizioni, e per qualcuno, come questo grafico apparentemente confermerebbe, fare una grossa accumulazione. Chi lo sa, chissà che è successo, sono curioso di vedere gli sviluppi, ma di fatto sembra molto molto interessante. Se andiamo a vedere altri dati che effettivamente possano andare a spiegare quanto accaduto stamattina, sto facendo un intro un po' più lunga del solito, ma poi come al solito passo la parola a voi, quindi iniziate già a fare domande, state sul pezzo perché tra poco arrivo. Cosa stavo dicendo? Che il movimento impulsivo in vendita, avevamo ipotizzato liquidazioni a catena che lo hanno alimentato, che lo hanno fatto diventare un po' più grande, quel classico effetto valanga, e di fatto i dati non mentono, perché nel giro di 24 ore guardate quante liquidazioni, 527 milioni di posizioni chiaramente long liquidate, guardate. Tra l'altro curioso che la liquidazione che è avvenuta in concomitanza di questo movimento, guardate nell'ultimo periodo, qua parte da novembre, ok, questo grafico fa vedere le liquidazioni, e è il quarto di entità dopo il 10 di gennaio, il 3 di gennaio e il 25 di novembre. Se noi li andiamo a vedere, allora il 10 di gennaio è qua, questo qui, ok? Questa candela rossa, vi ricordate? Pieno uptrend, bam, primo movimento di sell-off inverso, e di fatto abbiamo avuto liquidazioni a catena, perché è ciò che accade quando c'è un trend molto forte, tutti quanti si buttano a pesce all'interno del trend, retail compresi, e poi c'è una botta dalla parte opposta. Quello che accade è che tutte quelle posizioni over-leveraged, ovvero con leve molto alte, con stop molto stretti e così via, vengono segate per prime, e quindi si hanno queste cose. Poi qual era l'altra data? Allora 3 di gennaio, abbiamo detto 10 gennaio, poi 3 di gennaio, che è, guardate, quest'altra, vedete, tale quale, ok? Li rievidenzio tutti perché sono utili da comprendere. E infine qua più indietro 25 di novembre. 25 di novembre siamo qui, ok? Qua sembra piccolina, però solo perché è in zone ancora 20k, però di fatto in termini percentuali è assolutamente comparabile. E oggi abbiamo questa. Che cosa hanno in comune questi quattro movimenti? Oggi iniziamo così, con questa domanda. Allora, ve l'ho appena detto, ovvero sono movimenti innescati da un sell-off impulsivo
inaspettato, quantomeno parzialmente, dal mercato, non dico in generale da chissà che cosa, perché di fatto erano tutti straposizionati long per la maggioranza, movimento opposto, segati tutti, liquidati tutti quanti. Queste quattro sono le quattro maggiori liquidazioni dell'ultimo periodo. Questo per dire, non che quello che è accaduto oggi porterà al ripetersi di quello che è accaduto in passato, perché dire che il passato si ripete, sapete, non è molto da me, non credo molto in questo. Però io dico una cosa, un pochino spaventa che con un movimento del... Allora, picco 6%, ma le liquidazioni si sono innescate già al 4%, cioè con un movimento del 4% inizia già il panico, iniziano già le liquidazioni. Questo, vi rendete conto di quanti long vuol dire che c'erano, di quanti long in leva c'erano aperti? Cioè, è veramente una situazione pazzesca. E questo è provato anche da quest'ultimo dato. Guardate l'open interest, noi è da un po' che non lo andiamo a osservare, ma è arrivato a un controvalore completamente insane. Guardate, siamo a 17 miliardi di open interest. Di solito eravamo abituati a parlare di 5, 6, 7, 8 quando erano tanti, adesso sono 16, boh, non lo so, non aggiungo altro. Mi sembra che la situazione stia iniziando ad infuocarsi parecchio. Questo cosa vuol dire? Allora, vuol dire che bisogna fare attenzione ad alcune cose. Attenzione agli eventuali sell-off, che con un open interest del genere, abbiamo avuto prova stamattina, basta un niente che si genera un effetto valanga. Dall'altra parte si possono presentare delle opportunità di eventuali buy the dip, soprattutto sui flash dip. Tra poco andiamo a vedere poi bene cosa significa nella parte del live dedicata all'analisi del grafico. In ogni caso, quando c'è un open interest così galattico, che cuba così tanto, un trend comunque forte, è più che andare a posizionarsi alla fine, no? Facendo le pecore, seguendo il trend, conviene dire... Ma caspita, qua ci si espone a una certa eventualità. C'è l'eventualità di liquidazioni di massa, non come oggi, ma anche più marcate, ok? E quindi, insomma, pensare di posizionarsi abbastanza in basso, ovviamente non a caso, su dei livelli specifici, potrebbe premiare. Basta, ve la butto lì, vi ho dato questo teaser, ne parliamo meglio più tardi, perché adesso invece io passo la parola a voi. Voglio sentire cosa avete da dire, se avete qualche domanda, qualche dubbio. Io non so neanche se c'è qualche notizia di cui vale la pena parlare, dunque, ma sì, questa sì, sto aprendo, scusate, il mio Telegram, perché di solito, sapete, lì vi do un feed in tempo reale delle notizie, poi nel live vi parlo di quelle più interessanti in assoluto. Ci sarebbe anche da parlare, visto che non lo abbiamo detto, dell'attacco dell'hack che c'è stato su Alfa Omora e Cream. Non so se avete seguito un po' la situazione. Praticamente, insomma, non si sa ancora bene chi è stato e come è stato perpetrato l'attacco, ma ci sono dei sospetti di inside job, quindi qualcuno all'interno delle piattaforme addirittura, che potrebbe, conoscendo alcuni dettagli non ancora rivelati degli smart contract che dovevano essere pubblicati in futuro su Alfa Omora, in particolare quello di SUSD, che non era ancora pubblico, da lì l'ipotesi di inside job, è stato sfruttato per manipolare la piattaforma, e con un complesso meccanismo che coinvolgeva più transazioni è stata prosciugata di svariati milioni. Questo ha causato un repentino calo, tra l'altro, del token Alfa, e per qualcuno un'opportunità di acquisto. Insomma, lì dipende un po' da come la si vuole vedere, perché fondamentalmente si presume che Alfa andrà a ripagare gli utenti e il debito, appunto, creato da questo attacco, andando a creare nuova liquidità sotto forma di token Alfa, e quindi aumentando la supply, diminuendo il valore. Sta di fatto che questo ci sottolinea per l'ennesima volta le vulnerabilità della DeFi, non vanno mai sottovalutate. Anche in questo caso, soprattutto in questi casi dove le piattaforme sono molto innovative e composte, che si attaccano l'una all'altra, si integrano l'una all'altra, i rischi aumentano, bisogna comprenderlo. Magari, infatti, stavo pensando di parlare in uno dei prossimi video di quella parte di DeFi dedicata all'assicurazione, Cover Protocol, Nexus Mutual e simili, non lo so se vi può interessare. Beh, adesso non mi dilungo troppo, perché altrimenti vi annoio, voglio subito passare a voi, vediamo cosa avete da dirmi di bello. Allora, via con le domande.
Ciao Luca, prima live, ti volevo chiedere una cosa sui future di Binance. È possibile impostare una leva differente per i vari ordini? Perché mi sembra che modificando la leva in alto a sinistra me la modifichi anche per le posizioni già aperte. Grazie mille. Allora, la risposta è sì, a patto che usi il margine isolato. Cosa vuol dire? Che se tu hai il margine cross, significa che tu utilizzi un unico pool di collaterale per tutte le posizioni che apri. Di conseguenza, la leva, per forza di cose, non può essere differente per ognuna di esse. Se tu al contrario utilizzi il margine di tipo isolato, vai ad allocare un certo margine a ogni posizione che apri e pertanto ti puoi scegliere la leva che più ti piace per ognuna di esse. A patto che mantieni la condizione che il margine allocato a quella posizione sia maggiore o uguale del cosiddetto maintenance margin, ovvero quel margine richiesto per mantenere per l'appunto aperta la posizione senza diventare insolvente. Procediamo. Dopo l'ins dei Loan, oggi anche Brozovic, giocatore dell'Inter, su Instagram fa pubblicità alle cripto e in particolare a Binance, chissà quanto gli hanno pagati. Ma anche l'ins dei Loan ha parlato di Binance. Mica le celebrità, avevo visto nei giorni scorsi che shillavano Tron, ho detto via, guardatelo lì Justin Sun che di nuovo fa di tutto per shillare Tron, ma nonostante ciò continua a performare come la peggio shitcoin che è ciò che è. Madonnina che FOMO Kusama, e come sta andando Kusama? Io tra l'altro, ma terribile la cosa, non ce l'ho neanche nella mia watchlist, devo rimediare immediata subito, aggiungiamola. Allora, ordina alfabetico, dove sei? Qua, mamma mia, vola Kusama. Tra l'altro avevamo fatto una bella analisi, secondo me, che è stata clamorosamente rispettata. Il noiosissimo breakout retest si è rivelato di fatto impeccabile in questo caso. Effettivamente, ovviamente io non ho aperto nessuna posizione, non voglio fare quello che è fenomeno, io ve l'avevo detto, io ho fatto, sì, avevamo analizzato insieme, ma io poi non ho aperto la posizione, perché ultimamente tra l'altro non ho più neanche tempo di fare trading, adesso prima o poi vi racconterò cosa sto combinando in questo periodo, lo scoprirete. In ogni caso, allora, andiamo a vedere, facciamo un'analisi molto rapida di Kusama, anche se ormai purtroppo è tardi per farla, l'avevamo fatta in passato, e spero che qualcuno abbia utilizzato tali dati per prendere una posizione profittevole al contrario di me, però di fatto adesso ciò che cambia è che questo cluster diventa verde e guardate com'è stato rispettato alla perfezione, è incredibile. È accaduto che, guardate, avevamo questo, il primo range, poi abbiamo fatto un secondo range di bottom, quindi una sorta di double bottom su larga scala, con neckline 29.2924, insomma questa qua era la neckline, data da questo punto forte che ha respinto con offerta notevole e ha creato di fatto una resistenza. Quindi questa resistenza sul settimanale era il primo ostacolo. Tentativo di break non riuscito, tentativo di break riuscito con presa di liquidità, quindi questo è un break da manuale proprio, di quelli che ci si auspica e si spera di vedere, tra i più facili sui quali operare. Poi cos'è accaduto? È accaduto che c'è stato un po' di turbolenza qua, non capisco bene cosa sia successo durante queste 4 settimane, ma sta di fatto che si è creato un bel pool di offerta qua sopra, un pool di domanda qua sotto e 3 volte è stato preso, guardate, questo clusterino intermedio qui che avevamo identificato qua dietro. Quindi avevamo sia il pool di domanda, abbastanza palese dopo il break della rottura della resistenza settimanale, qua sotto, tac, questo pool di domanda è stato preso, cioè tutte le settimane veniva testato, quindi opportunità da vendere, e in più il cluster stesso, quindi che dire, peggio per chi non se l'è beccato, tipo me, basta. Questo è quanto. Al momento sta decollando in maniera abbastanza importante, abbiamo una resistenza a 3814 qua su, ne abbiamo volendo anche un'altra qui che però non so se ci ricapiterà di andarci a finire, con tanto di pool di domanda abbastanza distribuito. L'area 3241 3600, perché l'ho fatto fin lì? Ah, perché c'è una shadow anche qua, benissimo, quindi fino a 3682. Questo è un possibile entry attuale, quindi eventualmente si apre la possibilità di long su TAC e ipotesi di prosecuzione rialzista.
Non è che sono iniziate le aste per le parachain e io non sono più sul pezzo, no dai, non è ancora impossibile, però so che stanno per iniziare su Kusama, quindi sicuramente catalizzano un po' l'andamento di questo periodo. Che dire, Kusama c'è poco da fare, è interessante, è sempre interessante. Procediamo. Dunque. Ciao Luca, grazie per tutte le info che ci regali. Sai indicarmi quali sono i wallet software che supportano frasi di ripristino di 24 parole come descritto negli standard BIP 323944? Allora, software, ci dovrebbero essere SafePol, ottimo anche lato software senza avere l'hardware wallet, Trust Wallet, poi quali altri ci sono? Il Coinbase Wallet secondo me ce l'ha solo da 12. Beh, mi sento di dirti Trust Wallet e SafePal come due ottime soluzioni. Direi che sono ben fatti e non hanno niente da invidiare agli altri. Ciao Luca, reputi Qubitech e Hyperfund app affidabili? Allora, mi dicono qualcosa. Dunque, mi sanno un po' di ponzi e vi condivido un sito. Aspettate che me lo devo ricordare. Behind MLM, una roba del genere. Eccolo. Allora, se volete andare a fare delle ricerche che trovate qualcosa che vi puzza di ponzi, andatelo a cercare qua sopra. Allora, tac, ve lo incollo qui. Vi lascio anche il link qua nella chat, così potete andare a darci un'occhiata. Qua sostanzialmente sono recensiti tutti i principali ponzi e vi spiega anche perché sono dei ponzi, quindi indagano un po' sulle aziende che ci sono dietro, spiegano un po' cosa, cioè come mai non è sostenibile per chi non riuscisse a immaginarselo il rendimento che danno e così via. Quindi che dire, se avete qualche dubbio buttateci un occhio perché lo reputo fatto abbastanza bene. Io ne ho letti due o tre, insomma i più famosi, quei nomi che si sentono sempre in giro, e qua effettivamente sono spiegati in maniera abbastanza approfondita. MLM è il multi-level marketing che, insomma, se fatto in un certo modo è fin quasi sostenibile, ma in certi casi si spinge abbastanza oltre. Benissimo, procediamo. Dunque. Ciao Luca, avevo l'orologio del telefono buggato alle 6 ed era uscita la notifica di Telegram. Non ci credevo che fosse in perfetto orario, ma sono migliorato. Ditemi la verità perché adesso 6.05 sono sul pezzo, quindi ci stiamo lavorando. Luca, aggiornando Exodus Wallet, ho perso tutti i bitcoin. Com'è possibile? Prova a fare il ripristino con il SID, perché non credo che tu abbia perso i bitcoin aggiornando il wallet. O ti sei fatto fishare, ma ti auguro di no, ma insomma speriamo proprio di no. Prova a reinserire nell'Exodus Wallet aggiornato, a patto che sei certo di aver scaricato la versione ufficiale, quindi non una versione phishing né niente. O magari prova a utilizzare un altro wallet, se hai Trust Wallet installato sul mobile. Prova a importare il tuo vecchio SID e a vedere, perché mi sembra difficile che tu abbia perso i tuoi bitcoin per un aggiornamento. Ma buonasera caro Luca, ma buonasera a te, grandi, belli carichi. Polkadot ha reso bello il mio lunedì. Polkadot ultimamente sono soddisfazioni. Ciao Luca, ben ritrovato. Puoi analizzare Band e tracciare ipotesi di target di quest'ultimo eventuale leg up? Grazie, volentieri, perché tra l'altro Band sta facendo un bel movimento. Allora, guardiamolo. Band BTC, eccoti qua, guardate che bello, è bello pulito anche lui, infatti lo sto seguendo con molta attenzione. Allora, il macro dal punto di vista globale, diciamo, è tendenzialmente rialzista, ok? Stiamo seguendo una curva di questo tipo. Abbiamo questa schifosissima anomalia accaduta quest'estate per colpa della FOMO di non so che cosa. Vi ricordate? Io me lo ricordo molto bene di quanto era palpabile la FOMO quest'estate. Vabbè, andiamo a oggi, andiamo al momento attuale. Da un trend di scarico di questo picco di FOMO abbiamo un 36.428 come resistenza settimanale importante, nonché, vedete, originata da qui, confermata qua sopra, pool di offerta formato qui sopra, e la resistenza attualmente sta facendo il suo ruolo anche, ok, nel periodo di tempo attuale. Quindi cosa dobbiamo aspettare di vedere? Allora, la prima cosa che vi piacerebbe vedere, come al solito, è la presa della liquidità, quindi un attacco convinto sopra ai 4.3,
2,80 questa zona qui, che la va a prendere, tac, a pescare. Non ci deve chiudere lì. Una volta che la prende, a me basta che mi vada a chiudere qua su da qualche parte. In tal caso si attiva, si triggera il possibile setup long. In che modo? Andando a scalare di time frame e andandolo a cercare, oppure banalmente utilizzando come entry area possibile, a seconda poi di dove andiamo a chiudere, perché chiaramente se andiamo a chiudere estremamente in alto come qua sarà difficile ritracciare molto. Se andiamo a chiudere in una via di mezzo come qua, l'entry magari si distribuisce diversamente. In ogni caso, teoricamente può venire buono tutto questo rettangolone, nonché anche quest'altra zona qua sotto, tatac, sono due entry entrambe accettabili, papabili. Poi ripeto, ci saranno due cose una volta che si sono verificate le prime due condizioni che dicevamo, quindi la presa della liquidità e la chiusura. Ci saranno altre condizioni che possono rendere l'entry più papabile da una parte o dall'altra, che si verificano secondo quello detto, quanto detto prima, e sul time frame minore, tipo il time frame giornaliero, che può anche venire utile per il placement dello stop loss, che altrimenti il primo livello utile come stop loss mi viene da pensare qua sotto, ok? Per questo, cioè per band, questo è un po' quello che mi immagino. Setup interessante, perché se tutto questo diventasse un bel costrutto di bottom, insomma, di strada da fare per salire potenzialmente ne abbiamo. Un primo target eventuale, visto che lo chiedevi, è il cluster di prezzo che si va a racchiudere qua. 56.139, 61.000, scusa, questa zona rossa, perché di fatto è una resistenza, e vediamo un po' che accade. Salve, torno da voi. Ciao Luca, oggi sono in live, grande, grande, ce l'abbiamo fatta. Ciao Luca, ti seguo da un mese e sei il numero uno, ti ringrazio. Vorrei chiederti sull'universo DOT, conosci ChainX e se hai un pensiero al riguardo, grazie. Allora, ci avevo dato un'occhiatina, non mi aveva convinto al 100%, non so, non ricordo neanche bene il perché, ma mi ricordo che lo avevo scartato tra la mia top di Polkadot. Che dire, mi sembrava forse poco appoggiato dalla community, perché aveva fatto anche lui il lock drop, se non erro, su Ethereum, e c'erano state un po' di controversie, non ricordo bene che cosa di preciso, ma mi ricordo questo fatto, ecco. Ti consiglio un piccolo timer a inizio live, così arriva la notifica e non si perdono i primi minuti di live. Hai ragione, è una cosa assolutamente da fare. Ciao Luca, puoi fare un'analisi di CRO? Grazie. Ma sì, andiamo a vedere il nostro amato CRO, come si sta comportando. Allora, qua è in USD e si sta comportando neanche malaccio, perché di fatto sembra aver ritrovato un pelino di vigore. Il problema di CRO è che è un mercato che non è liquidissimissimo, cioè è liquido in USD, però se andiamo a vedere CRO BTC ad esempio su OKX, cioè a parte che il grafico è ancora raccapricciante e poi è poco liquido di fatto. Che dire, io personalmente non lo vedo molto ben messo il grafico, e quindi dal lato speculativo non vedo opportunità di setup di nessun tipo, ok? Di long intendo. Questa è un po' la visione. È ora di vendere, ragazzi? Ma no, dai, non ancora, come mai? È già ora di vendere? Ma cioè, stamattina c'era un panico nell'aria che era incredibile. Tutti che urlavano bolla, ma cosa succede? Infatti ho scrollato Facebook e Twitter, così che do l'occhiatina di social alla mattina, e vedevo sto panico, ho detto cos'è successo, sarà un dump del 20%, poi guardo meno 2%, meno 3%, ma che cosa sta succedendo? Calmi, siete abituati troppo bene, cioè entrare in un periodo storico come questo è un problema secondo me, perché di fatto uno non ha la percezione della realtà, cioè questa non è la realtà, stiamo vivendo un periodo storico dove è impossibile perdere soldi, rendetevene conto, a volte bisogna essere realisti, cioè bisogna dire questo periodo cosa sta succedendo? Pompa tutto, quindi non sono io che sono bravo se ho fatto dei profitti, ma è semplicemente probabilità, cioè quando 15 coin su 20 pompano è molto più facile fare profitti che non farli, ok? Quando 19 coin su 20 pompano tanto quanto. Quindi non sopravvalutatevi, lo dico, non voglio essere cattivo, ma voglio aiutarvi, cioè
Voglio stare dalla vostra parte. Non sopravvalutatevi, non credete di essere dei fenomeni perché state guadagnando in questo periodo, perché paradossalmente sareste dei fenomeni se non steste guadagnando. Cioè, capite come funziona? È il contrario. Però scherzi a parte, attenzione, nel senso, non continuerà così, perché di fatto il mercato, lo sappiamo come funziona, alla fine gira e rigira, il 90% della gente perde soldi. E di fatto in questi periodi di FOMO si pensa tutti di essere dalla parte dei vincenti, ma poi ci si rende conto che non è così. Quindi attenzione e state focused, state sul pezzo, pensate a incamerare profitti, pensate a proteggere i profitti. Non fatevi fregare stando dalla parte di quel 90% che perde soldi, perché vi siete sopravvalutati, avete pensato, ah, ce l'ho fatta, stavolta ho battuto il mercato, perché non è mai così. Scusate, non volevo deprimervi, ma soltanto darvi questo piccolo, come dire, insight, visto che al momento molti si trovano in profitto. Caspita, va protetto quel profitto, è la cosa più preziosa che avete, non fatevelo bruciare. Allora, sembra che il mercato NFT stia per esplodere, a quanto dicono, ma qua sta esplodendo qualsiasi cosa, la DeFi, gli NFT, qualsiasi cosa, assurdo. Che linguaggio di programmazione utilizzi per programmare i bot? Io purtroppo non sono molto skillato in programmazione, quindi io conosco PineScript, ma non, cioè non è che si programmano i bot, è quello che serve per scrivere le strategie su TradingView. E quindi per i bot è ottimo Python, però purtroppo io non sono, sono ignorante in Python e pertanto non lo conosco. Hai consigli per chi parte da zero nella costruzione di un bot? Ma andare a studiare un po' magari le librerie di quel bot, presumendo che uno sappia il linguaggio di programmazione, perché altrimenti mancano proprio le basi. Ciao Luca, super domanda, conosci Torchain e il suo token Rune? Cosa ne pensi? Ho fatto un po' di ricerche e potrebbe avere un buon futuro. Ti dico la verità, ho dato un'occhiata superficiale anch'io e mi ispira parecchio, mi sembra molto molto interessante, quindi sono dalla tua parte e lo volevo approfondire anch'io, ti dico la verità. Luca, ciao, dopo YouTube, Twitch, Instagram e Telegram ti vogliamo anche su Clubhouse, ma sì, faccio un clone, aspetta, appena scopro la tecnologia per clonare le persone, mi sdoppio, mi triplico e facciamo tutti i social possibili e immaginabili. No, a parte gli scherzi, state sul pezzo, perché tra poco arriverà qualche novità finalmente un po' concreta, sul pezzo. Ciao Luca, potresti fare un video su come gestire tutti i vari asset? Come organizzi il tuo file Excel, per esempio? Guarda, non è una cattiva idea, non l'ho mai fatto. No, forse no, perché ho fatto un po' tutti i pezzetti. Forse quello del trading, quello dell'asset allocation, ma tutti spezzettati, che poi di fatto, cioè, se vedete il mio file Excel prendete paura, perché dite, ma come fai a raccapezzarti lì dentro, c'è un casino, è come camera mia, che se la vedete vi spaventate, però è il mio, in quel disordine io mi ci trovo, no? è un po' questo. Ciao Luca, puoi analizzare il grafico ADA? Grazie, assolutamente sì. Allora, e vi do anche una notizia bullish su ADA, visto che non voglio fare sempre il detrattore. Il grafico è da manuale praticamente, perché guardate il settimanale come si sta comportando. Allora, guardate i livelli chiave per piacere, concentriamoci su questi e guardiamo come li ha rispettati in maniera puntuale. Allora, da dove partiamo? Beh, dal breakout, perché ormai questa zona, questo costrutto lo avevamo segnalato innumerevoli volte. Se voi andate sul mio canale Telegram e cercate Cardano nella funzione cerca, trovate tutte le analisi che vi ho condiviso con tanto di data e ora, e vedete che questo setup sul retest del pool di offerta testardo lo trovate da quando ci trovavamo qui, quindi questo lo avevamo beccato. Indovinate chi non ha preso posizione. E, no, allora, un piccolo long l'avevo fatto, però avrei potuto fare di meglio, scherzi a parte. Oggi siamo in versione autoironia. Detto questo, una volta ritestato e fatta la leg up successiva di questa candela settimanale alquanto mostruosa, che tra le varie cose ha bucato quest'altra resistenza che nasce da questo cluster, allora la bucata è arrivato a toccare qua, ok, questa zona che tra le varie cose è un pool di offerta che non avevamo nemmeno ancora disegnato perché eravamo molto indietro,
È arrivata a toccare qui, respinta, retest, guardate che precisione. Tra l'altro, volendo, si può anche aggiungere quest'altro livello che è il top locale. Tutti i top comunque sono sempre livelli chiave e volendo la shadow soprastante diventa anche un pool, quindi questo si può anche definire un pool di domanda. Tac. Poi, allora, breakout. Tentativo di attacco alla resistenza, fallito un bel po' di volte. Retest del cluster e del pool un paio di volte. Poi cos'è accaduto? È accaduto che niente, adesso sta congestionando sempre in quest'area. Quindi, per i ritardatari, chi vuole prendere posizione, ovviamente sempre sottinteso che non sono mai consigli finanziari questi, ma sempre condivisioni dei miei punti di vista sui grafici a fine unicamente educativo e di confronto, che è sempre assolutamente utile. Allora, tac, tac, e cos'è azzurro? No. E ogni posizione che vi condivido è da contestualizzare, perché magari uno ha una strategia di un certo tipo, un'esposizione a rischio di un altro tipo e quindi non vuole cercare queste esatte posizioni. È tutto da contestualizzare. Comunque, ripeto, eventualmente è possibile andare di nuovo a cercare 1-1-2 e 1-3 eventualmente come livelli di entry nel caso di ritracciamento più o meno profondo. Sopra la nostra testa abbiamo una resistenza abbastanza cattiva, abbastanza forte, che se rotta ovviamente dà una spinta pazzesca. La liquidità l'abbiamo già presa, guardate, tac, qua è stata presa e quindi lo step 1 è stato soddisfatto. Teoricamente poteva già essere un entry questo, però ricordate quello che abbiamo detto poco fa quando abbiamo visto il grafico di band? Abbiamo detto in base poi alla chiusura della candela si decide l'eventuale setup. È stata presa la liquidità, ma la candela ha chiuso sotto. E quindi capite bene che perde di senso andare a cercare l'entry proprio lì. Pertanto si poteva, vabbè, o cercare qua sotto, ma l'ha già ritestato e così via, o qua sotto, o comunque adesso rimangono valide sempre queste due aree. Allora, tac, questo è un possibile ritracciamento non troppo aggressivo. Andiamo a metterci anche Fibonacci per quantificare la percentuale di ritracciamento. Shadow to shadow, tac. Allora, guardate, quando la confluenza è proprio da manuale, incredibile. Allora, abbiamo il 23.6 che è esattamente sovrapposto a questo livello del vecchio top. Poi abbiamo il 38.2 che è esattamente sovrapposto a quest'altro top, cioè è venuto Fibonacci in persona probabilmente a disegnare questi livelli. Poi abbiamo l'area sottostante, questo cluster qua 1400, è più o meno a metà tra 0.5 e 38.2. E poi 12.12 che cos'era? Questa specie di neckline che però di fatto è un pelino troppo in basso, lasciatemi dire, perché poi se andiamo a ritracciare fin lì inizia a diventare non più una piccola flessione durante l'uptrend, ma inizia già a diventare un ritracciamento un pelino più importante dal punto di vista anche temporale. Quindi, ripeto, 1 e 1.2 papabili come possibili entry, arrivando fino, cioè la neckline ve l'ho detto, già inizia a diventare un po' importante. La domanda da $1 milione è dove mettere lo stop loss, perché verrebbe da dire sotto la neckline, in caso di chiusura settimanale sotto la neckline, oppure si potrebbe andare a reiterare la posizione dal punto di vista cumulativo. E nel senso di andare ad aggiungere eventualmente anche qua nel caso in cui si dimostrasse il ritracciamento più profondo. L'unica cosa è che se perdiamo questo cluster qua, quindi se andiamo a fare delle chiusure qua sotto, peggio ancora qua sotto, si invalida un po' tutto il breakout, perché innanzitutto andiamo a assorbire tutto questo impulso gigante. E capite bene che si forma una punta poi di fatto. E dove ci sono delle punte sul grafico non è mai bello, ok? Quindi questa forse è una cosa più papabile, un entry distribuito in questa maniera, molto meno speculativo, e uno stop loss qua sotto. Potrebbe essere un po' più carino, più meno aggressivo, perché comunque c'è un rischio rendimento diverso e un approccio diverso, più orientato magari al medio-lungo periodo, però ci può stare. Altrimenti, ripeto, queste sono le due aree, poi si va a vedere sul time frame minore, eventualmente sul daily, dove andare a posizionare lo stop loss, in zona qua sotto comunque, come per avere un'area di riferimento. Procediamo.
Appena uscito aggiornamento su quel tweet, è un cold wallet di Binance. Bene, quindi il discorso del che abbiamo fatto all'inizio sulla balena ipotetica, quella balena è un cold wallet di Binance e quindi nessun tipo di accumulazione. Allora, vediamo se il nostro Twitter ci dice qualcos'altro, ma vabbè, si è pure impallato clamorosamente. Niente, niente. Tra l'altro anche Twitter è un altro... Ah, ecco, infatti. No, boh, non lo so, vabbè. Lasciamo stare, evitiamo speculazioni e... Niente, volevo dirvi che anche Twitter è un social su cui vorrei sbarcare. Chi lo sa, il tempo arriverà. Ciao Luca, se iniziassi oggi ad investire nelle cripto, quale sarebbe il tuo obiettivo e che strategia utilizzeresti? Daresti la priorità a Bitcoin o ad altri progetti, DeFi, eccetera? Grazie. Bella, bella domanda, mi piace. Allora, io ti dico la verità, se iniziassi oggi avrei un obiettivo esattamente tale quale a quello che ho già raggiunto di fatto, perché il portafoglio... Come strutturare il portafoglio è il primo obiettivo che bisogna comunque andare a concretizzare. E, pertanto l'allocazione 80%, no in realtà un po' meno, 75% Bitcoin, 25% Ethereum e poi qualche altra altcoin sarebbe comunque il mio target. Poi, ripeto, questa parte crypto si va a inserire in un portafoglio complessivo che contiene anche altri asset come ad esempio stocks e liquidità, importantissima la liquidità, perché di fatto la liquidità poi la si mette a rendita appunto tra DeFi, CeFi, eccetera. Con il termine liquidità si intendono anche le stablecoin, ma non è liquidità messa lì a marcire, ma messa anche a rendita. Pertanto il discorso è un po' questo, cioè se uno ha in mente una fotografia del proprio portafoglio che stia iniziando, che l'abbia già fatto, non dovrebbe cambiare nulla, dovrebbe sempre seguire il... cioè l'obiettivo che si è messo in testa di allocazione del capitale. Certo è che non avendolo già allocato mi strutturerei con dei piani d'accumulo fatti in una certa maniera al fine di raggiungere quell'obiettivo di capitale distribuito tra i vari asset. Ha molto più senso Twitter di Instagram, il bacino utenti è diverso ma molto più targetizzato. Ti dico la verità, io ho voluto andare su Instagram per evitare di andare a essere ridondante sugli stessi utenti, no? Perché dici bene che è molto targetizzato l'utenza di Twitter, è già molto selezionata e probabilmente farebbe eco, no, agli utenti che già mi seguono. È un canale di comunicazione interessante, però Instagram è un canale un po' diverso, un po' nuovo, c'è un pubblico differente, magari più giovane, magari meno esperto, ed era proprio lì che volevo andare a parare, cioè volevo andare a portare Bitcoin in un linguaggio più masticabile anche da loro a un pubblico di questo tipo, e pertanto ho scelto Instagram proprio per questo, per cercare di entrare dove ancora in pochi sono entrati e aiutare poi a promuovere di fatto Bitcoin, a far conoscere Bitcoin con termini semplici a chi magari non ha approfondito o non gli è mai capitato di andare a navigare sui social e sui siti che già noi conosciamo. Comunque, continuiamo. Ciao Luca, gasati ai massimi, volevo chiederti, potresti fare un video di approfondimento sui progetti che avevi esaminato su DOT, tipo H, la Plasma, eccetera, più che altro per un discorso di come ottenere il token, se ci sono IEO, IFO, eccetera. Guarda, su quelle di Polkadot, cioè su quelle che nascono proprio come parachain di Polkadot, ci sarà più avanti, nel 2021, perché le aste delle parachain di Polkadot sono nel secondo trimestre e quindi fino ad allora il token non si vede. Ci sarà a breve su Kusama, quindi magari potremmo andare a trattare questo tema proprio su Kusama, perché no? Bella idea. Ciao, cosa usi come indicatori su TradingView? E potresti fare un video su YouTube che spiega come usarli? Ma guarda, come vedi in realtà non uso tanti indicatori, io metto solo il volume profile, che di fatto poi non mi va a dire niente di particolare, e poi basta. Come vedi, io metto le medie mobili, ma solo a scopo illustrativo, non operativo, e il resto è pura price action. Buonasera a tutti e buon Crypto Monday. Sì, Crypto Monday carico oggi.
Ciao Luca, secondo te per chi holda in generale ha senso fare delle prese di profitto prima di un crollo fisiologico? Vale anche per un progetto come DOT? Guarda, questa è sempre una domanda molto complicata perché chi holda solitamente non pensa al trading come è giusto che sia. Chi investe non è che deve pensare a entrare long a un prezzo, uscire stop loss eccetera. Deve più che altro pensare a come strutturare appunto, ripeto, il suo portafoglio. Io quello che di solito faccio per cioè nel mio comparto investimento è andare a fare dei ribilanciamenti di portafoglio ogni tanto, solitamente mensili, proprio al fine di andare a incamerare parte dei profitti, come giustamente dici, perché è importante farlo. In questo modo tu pensa alla tua torta, no? Dove hai i tuoi asset, cripto, liquidità, stocks, eccetera, e supponi che appunto c'è un bull market molto forte nel mercato cripto, dal 20%, 25, 30, 40, quello che è, andrà a incrementare, perché di fatto le stocks magari salgono ma meno, la liquidità si contrae in percentuale e le cripto si mangiano una parte del resto della torta. Tu vuoi questo? No, perché comunque tu hai un portafoglio ideale in mente dove le cripto sono al 40, 35, 30, 25% e quindi ha senso riportarlo a quello stato lì. Cosa vuol dire? Vuol dire di fatto andare a vendere parte delle cripto per spalmare la liquidità risultante sui tuoi altri asset. Il tuo portafoglio sarà incrementato di valore perché di fatto tu hai realizzato un profitto, però non lo hai sbilanciato in quanto ad allocazione, e questo secondo me è un ottimo modo per concretizzare i profitti senza diventare matti pensando a che prezzo vendere, cose del genere. Al contrario funziona allo stesso modo, perché se tu hai una fase estremamente ribassista per le cripto, la tua fettina si contrae, quindi tu a fine mese, a fine trimestre, quello che è, vai a vedere la situazione e dici perché le cripto sono al 20% e non al 25%, trasformazione della liquidità degli stocks in cripto e quindi vai a fare un acquisto, ok? E quindi medi il prezzo a ribasso, vedi come è così che funziona in sostanza, ed è un metodo che reputo molto molto efficace e tutto sommato poco impegnativo. Luca, perché non ci approfondisci un po' Waves? L'ecosistema pare molto in hype e stanno uscendo un sacco di prodotti interessanti come SwapFi, sembra un eSwap senza fee, e SignArt, NFT Mining accessibile non solo ai ricconi. Ho anche letto che Waves Exchange è integrato con Ethereum e puoi stakeare USDT al 60%. Mi sa che devo informarmi un po', perché non conosco l'ecosistema Waves e non vorrei perdermelo, mi sembra interessante. Porco cane, devo smettere di dormire di notte, devo informarmi di più. Ciao Luca, Chromi ha fatto un bello scherzo di spread del 4%. Come posso fare per tutelare il prezzo di acquisto? Perché se ho 0% di fee ma poi ho uno spread del 4%, puntini puntini, aggiungo io, so cazzi. Effettivamente hai ragione. L'hai acquistato da dove? Dall'app di Crypto.com? Perché guardi, io ti consiglierei forse di usare Crypto.com Exchange, dove lo spread è più basso. Fammi un po' vedere, allora, CRO USDT, andiamo a vedere lo spread, vedi? Qua lo spread è pressoché inesistente. Tu mi dirai, sì ok, ma io lo volevo comprare in euro e ho depositato euro. Hai ragione, perché di fatto sull'exchange non c'è modo di depositare euro. Però forse ti conviene fare un giro un po' più lungo, in questo caso se c'è spread davvero così alto, e andare a farti arrivare gli USDT e poi andare a fare l'acquisto sull'exchange che è praticamente a zero spread, e tra l'altro le fee sono anche potenzialmente negative. Non so se avete visto il mio video sull'exchange di Crypto.com, che in sostanza ha questa feature per chi mette in staking un po' di CRO e paga le fee in CRO, in sostanza si ha un rimborso del 105-102%, una roba del genere, un po' come l'eco bonus, no? Che tu paghi le fee e poi te le ridai indietro con un, cioè ti paga per fare trading di fatto, a patto che fai, che paghi le fee in CRO. Comunque niente, per dire, era per rispondere alla tua domanda.
Dunque, dove eravamo arrivati? Ciao Luca, potresti spiegare e fare un video che possa indirizzare i più neofiti alla compilazione del quadro RV? È chiaro che convenga dichiarare, ma c'è molta confusione su come effettivamente vada compilato. Allora, guarda, innanzitutto il consiglio ovviamente è di sentire un professionista che lo fa di mestiere, quindi vi saprà di sicuro parlare meglio di me. Quello che mi hanno consigliato di fare a me, coloro dai quali io sono andato, è di andare a dichiarare tutto ciò che ho in wallet, quindi cold wallet, ledger, tresor, eccetera, nonché exchange esteri, mentre è omettibile quello che ho omissibile, quello che si detiene su exchange italiani, perché semplicemente ha un credito nei confronti di un'azienda italiana, al contrario è tutta tutto valore detenuto all'estero. Attenzione, non c'è la tassazione su questo, c'è solo un motivo di monitoraggio fiscale, soltanto per dire io ce li ho, sono lì, e se poi in un futuro li vendi, insomma, sanno che ce li avevi lì e che non sono comparsi da chissà dove, e c'è meno rischio di accertamento di conseguenza. Ciao Luca, giornata veramente brutta dopo essere stato vittima dell'exploit di Ice Cream. Per recuperare sono andato su Wall Street Bets Finance e oggi il sito è down. E nella lista di Binance hanno scritto rug pull, il che non per niente è rassicurante. Non ho ancora incassato il colpo perché è successo da qualche ora. Sapresti dirmi qualcosa di più? Devo considerare i soldi persi? Ho proprio una sfortuna, ho perso praticamente tutto quello che avevo guadagnato da agosto fino ad adesso. Guarda, mi dispiace, davvero, mi dispiace molto, perché vedere qualcuno che perde soldi è sempre brutto e non lo auguro a nessuno. Però lasciami dire una cosa, cioè Ice Cream Finance, Wall Street Bets Finance, cioè insomma bisogna anche capire quello che si sta utilizzando, nel senso già le piattaforme DeFi hanno dei rischi loro, e parlo di quelle più solide, ok? Quelle su Ethereum, ma quelle, cioè quelle tradizionali tipo Curve, tipo Uniswap, SushiSwap, quelle lì sono quelle, le big, no? Che cubano miliardi, hanno dei rischi anche loro, il rischio zero non esiste. Su Binance Chain abbiamo Venus, abbiamo PancakeSwap, che sono quelle i must, no? Quelle grosse, che anche loro cubano miliardi, sono quelle che hanno il token listato su Binance, sono quelle un po' più sicure, diciamocelo, però non è rischio zero. E poi ci sono quelle speculative come kebab, come pizza, ice cream, quelle lì che insomma, cioè c'hanno dei rendimenti stellari, ma perché? Cioè, com'è possibile? Nel senso, dove c'è un rendimento del genere c'è un rischio proporzionato, quindi o ti sparisce la piattaforma o il token dumpa. Sta di fatto che non si può pensare di mettere dei soldi lì e non dichiararli persi, quindi ci sta se uno vuol fare il gambling, no? E dire, sa, questi soldi li butto via, questa piccola parte di capitale minuscola la butto via, la do per persa e magari rende, però bisogna pensare che quella è già persa in partenza e non sperare che la piattaforma non chiuda, perché il rischio è altissimo, è veramente altissimo. Ragazzi, io ve lo dico, non utilizzate quelle piattaforme di DeFi che nascono così dal nulla e danno rendimenti altissimi. Sappiate che quel capitale lo dovete dare per perso, c'è un elevatissimo rischio di vederlo svanire, sappiatelo. E anche se usate le piattaforme DeFi più standard, sappiate che un piccolo rischio c'è, quindi insomma bisogna sapere quello che si fa, non è una cosa che si può improvvisare. Comunque adesso andiamo a vedere un po' di grafici, perché di fatto siamo a 47 minuti, quindi sì, grafici, poi torno da voi, perché stavolta secondo me ci siamo organizzati bene con i tempi. Allora, partiamo da Bitcoin e andiamo a cancellare questi obrobri che ho disegnato sulle candele a maggior liquidazione, quella cosa che dicevamo all'inizio, queste sono le giornate con liquidazione più elevata nell'ultimo periodo di fatto, e andiamo a vedere ultimamente cosa succede. Allora, l'ultimo ciclo di mercato è quello che è iniziato, dov'è che è iniziato? Si può dire o qui, nel momento in cui abbiamo riconquistato il blocco, vi ricordate il discorso dei blocchi del ritracciamento, abbiamo riconquistato il blocco superiore e sancionato il termine del ritracciamento e la ripartenza, oppure quando abbiamo rotto il nostro high precedente, creandone uno nuovo. Questi sono i due punti dove si può dire che è iniziato il ciclo seguente. Io preferisco forse utilizzare questo.
Comunque, abbiamo avuto un ritracciamento più o meno del 30%, quindi neanche tutto sommato da pochissimo. E poi abbiamo avuto un higher high subito, quindi ritracciamento leggero ma non troppo, quindi un ritracciamento normale ci sta. Un higher high subito con impulso durante il break senza nessun tipo di retest, quindi qua si è creato del vuoto. Attenzione a questo perché è importante. Cosa ho fatto, Stellar? Cos'è, un messaggio subliminale? E no, tac, via. E ripeto, qua si è creato del vuoto, attenzione. E nel frattempo stiamo un po' consolidando in questa zona tra i 45.000 e i 50.000, più o meno, a grandi linee, tra i 44 e i 50.000. Andiamo a vedere al microscopio, alla lente di ingrandimento, la price action in questi intervalli di prezzo. Che accade? Allora, accade questo, accade che abbiamo avuto una candelina di storno, una candelina d'arresto e una candelina di storno dopo il mega pump di Elon Musk, e abbiamo creato una sorta di low locale, perché il giorno dopo c'è stato un engulfing bullish e un higher high conseguente. Poi cos'è accaduto? È accaduto che abbiamo avuto due candele pressoché insignificanti nei giorni scorsi, che hanno creato però un pool di domanda in questa zona, un pool di domanda di breve. Poi candela di ieri, higher high ma non troppo significativo, perché di fatto abbiamo sì fatto l'higher high ma la chiusura è stata poco sopra, quindi è una situazione controversa, perché di fatto questa fotografia, cioè questo riquadro, a me direbbe un trend, cioè una sorta di lateralità o trend che si sta un po' esaurendo, quindi che prelude a una lateralità, a un piccolo ritracciamento. Questo non è un bull market, no? Questa settimana, cioè sì, c'è il pump di breakout e tutto, però questo è lento come movimento, cioè capite bene che per essere dove siamo, dopo aver appena rotto a rialzo un vecchio massimo, aver sfiorato i 50.000, questo è un po' lento come movimento, poco partecipato, i volumi sono calanti e quindi non lo so, non mi entusiasma più di tanto. Detto questo, bisogna comunque contestualizzare il fatto che è bullish come movimento, perché abbiamo i low crescenti con pool di domanda formati sotto, i pool di offerta che vengono comunque sempre presi, i massimi che vengono rotti, la liquidità che viene presa di volta in volta, e soprattutto oggi abbiamo avuto il primo tentativo di lower low, guardate, tac, liquidità presa, ma la reazione è stata estremamente, come dire, sbilanciata nei confronti della domanda, cioè la domanda ha dominato la candela di oggi, e questo ce lo dice proprio il fatto che dopo l'impulso ribassista che è andato a pescare dal pool di domanda qua giù, abbiamo avuto un tac, una shadow completa, quindi un movimento da parte della domanda che ha assorbito tutto il dump. Guardiamolo su un time frame intraday e lo si vede immediatamente, perché abbiamo il dump iper concentrato con questa candela in particolare, che è la candela risultante di tutte le liquidazioni che abbiamo visto prima, e poi un lento assorbimento da parte della domanda, ok? Quindi al momento c'è da capire come si andrà a concludere questa battaglia, questa lotta tra domanda e offerta. Come possiamo fare a capirlo? Allora, beh, la situazione non è particolarmente direzionale, come vi dicevo, anzi, qualcuno ci ha visto un rising wedge, qualcuno ci ha visto una lateralità, non lo so, sta di fatto che a me non ispira operazioni, non mi ispira la volontà di andare a prendere posizione. Mi dice di più un aspetta e vedi che accade, in particolare, come dicevo prima, un andare a tenere sotto controllo eventuali flash dump, perché di fatto l'open interest è ancora alto, quindi andare a perdere, se abbiamo un altro sell off di questo tipo e andiamo a perdere i low che abbiamo tracciato poco fa, di fatto noi andiamo a innescare un'altra reazione a catena, e il primo punto dove potremmo andare a parare, allora, questo l'avevo fatto originare da un cluster intermedio sulle 4 ore e volendo lo potremmo anche prolungare in questa maniera, altrimenti lo potremmo anche estendere fino al daily, fino a qua, ok, tac. Potremmo rendere questo mega pool, quindi pool di domanda più cluster sulle 4 ore, un'area unica.
E potrebbe proprio essere lei quella famigerata area da By the Deep. Perché? Allora, questa l'abbiamo già presa e abbiamo pescato da qua sotto, quindi abbiamo preso questo pool di domanda. Pertanto, sì, si potrebbe di nuovo andare a parare qui, però capite che non è che ci sia tutta questa opportunità, ok? Sì, è un By the Deep con stop loss volendo qua sotto, ci può stare come posizione, cioè ripeto, entry, stop loss, ed eventualmente andare a cavalcare l'onda che poi partirà. Ma se dovessimo andare a cercare il sell off localizzato, ripeto, ovvero la perdita anche di questo livello qui, lo stop loss della posizione precedente, in altre parole, questo sarebbe il target, a mio parere, principale. E eventualmente uno stop loss di una posizione di questo tipo è configurabile o qua sotto, perché di fatto, come dicevamo, c'è un po' di vuoto, quindi potremmo andare a chiudere la posizione se andiamo a prendere questo vuoto, perché con buona probabilità andiamo a pescare più in basso. Più in basso cosa abbiamo? Abbiamo quest'area, pool di domanda, qui l'area tra i due top precedenti, quindi questo altro entry eventualmente, e lo stop loss in quel caso lì lo si mette poi qua giù sotto i 36.000. Ok, sono due posizioni diverse ed eventualmente anche combinabili, però non so quanto ha senso combinarle, perché questa è basata sul brevissimo, cioè entry oppure addirittura entry e gli stop loss come abbiamo visto prima, mentre questa è invece più basata su un ritracciamento un po' più importante, perché di fatto sarebbe un 20% di ritracciamento, che non è che sia quella grossa cosa, però non è neanche una cosina da niente. Quindi queste sono le possibilità su Bitcoin. Eviterei la corsa long, sinceramente, perché visto l'open interest, visto quanto è teso l'elastico, visto quanto panico c'è nell'aria, è un attimo che ti salta lo stop, quindi uno magari entra, poi c'è un po' di turbolenza, salta lo stop e poi il comportamento è imprevedibile. Quindi tenderei di più a pormi sul side di chi va a cercare proprio lo sweep, quindi la presa della liquidità che si trova sotto i vecchi low, e lo stop loss un po' più in basso. Quindi anziché appunto mettere lo stop anche noi lì entrando ora, questo è l'errore, andare a utilizzare proprio questo come trigger, che se viene preso probabilmente fa un altro dampino a causa degli stop che scatena, andare a cercare di prendere anche noi quella liquidità e mettere lo stop sottostante. Questa è un po' la mia visione attuale. Poi andiamo a buttare un occhietto su Ethereum Bitcoin, che di fatto, ecco, adesso ha formato un po' di consolidamento. Come vedete sta iniziando a dare forma al movimento che ha creato, perché di fatto finora aveva fatto il double top con neckline, breakdown qua e retest. Questo era un setup short a tutti gli effetti e mi aveva spinto poi a uscire di fatto dalla mia posizione su Ethereum. L'avevo spiegato nell'ultimo live. Al momento sta lateralizzando, quindi ci troviamo in un range. Adesso vediamo il settimanale com'è, non dice ancora niente, però potrebbe essere un clusterino intermedio settimanale. C'è da vedere adesso come lo affronta questo range, perché se dovesse ritornare sopra gli 004 qua, volendo, tac, potrebbe essere un altro setup long, perché no? Dopo una lateralità comunque, scusate, tac, dopo una lateralità durata una settimana con un macro tendenzialmente bullish, andare a fare un reclaim di un livello perso che è la neckline, di fatto va a configurare un possibile setup long esattamente lì, guardate qua, in questa zona. Cioè se andiamo a prendere di nuovo la liquidità che si trova qua sopra, quindi a recuperare questo livello, e flettiamo così, ci può stare anche l'entry. Mentre al contrario, se andiamo a perdere quest'altro livello, madonna quante linee sto facendo, sto grafico è da rivedere, vi giuro che lo risistemo. Dunque questo intanto lo facciamo rosso perché è offerta. Comunque dicevo che se andiamo a perdere questo livello qui, allora al contrario andiamo a proseguire a ribasso e lo potremmo aspettare o qua, guardate questo clusterino ipercompatto che potrebbe essere 0.0344, un primo livello, oppure c'è sempre il famigerato 0.0335, nonché cluster su time frame settimanale, ok? Che funziona un po' sempre volendo. Comunque sta di fatto che questa sarebbe l'area paracadute in caso di continuazione ribassista.
e lo vediamo un po' lì. Nel frattempo io me ne sto, ho fatto un bel profitto su Ethereum, non mi lamento e basta, chi troppo vuole nulla stringe. E adesso leggo un po' di vostre domande, vediamo un po' cosa avete da dirmi. Allora, mamma mia, in quanti. Stellar Lumens, cosa ne pensi? Per me è un progetto molto valido per scommetterci e guadagnarci. Allora, guarda, Stellar di per sé non è brutto come progetto, anzi è interessante. Il problema è questo, guardalo che problema, cioè questo grafico, che al momento è in, dopo il downtrend sta bottomando lì e fa una fatica boia a riprendersi, quindi insomma c'è ancora un po' di strada da fare. Vorrei vederlo recuperare quantomeno quest'area, questa, fare una roba di questo tipo e allora lì se ne può riparlare, ma fino ad allora il downtrend per me regna sovrano. Vedi, guarda, è abbastanza eloquente come grafico. Ciao Luca, sei bravissimo, grazie. Stavo valutando di entrare in XVS, dici che è passato il treno? XVS, come mai? Cioè, bello, per l'amor di Dio, ma per andarci a investire, oddio. Beh, forse non è il momento migliore, diciamo così. È abbastanza parabolico, quindi io forse starei un po' attento. Hai mai pensato di provare invece a usare Venus Protocol, proprio usarlo? Potrebbe essere un'idea carina per farmare qualche XVS senza doverlo comprare. Perché al momento, ripeto, il grafico è abbastanza esteso e insomma la prima area un attimo di lateralità è questa e la è appena andata a prendere, insomma non lo so. Mi sembra rischioso, entrare ora è rischioso, io personalmente non lo farei. Come mai questa ascesa così ristretta di GRT secondo te? Allora, andiamo a vedere come si sta muovendo. Mi sa che mi toccherà poi aggiungerlo alla blacklist, no? Alla watchlist, perché me lo chiedete tutte le volte. Allora, cos'è accaduto? È accaduto che ha fatto un po' di turbolenza oggi GRT. È andato, perché qui che cosa abbiamo fatto? Su time frame orario era, scommetto, sì, che effettivamente come vedete questo pull su time frame orario non si è dimostrato all'altezza, cosa che dimostra che più si va giù con il time frame più il rischio aumenta. Cioè in realtà non è vero che non si è dimostrato all'altezza, perché qui ha fatto da pull, qui ha fatto da supporto, qui è stato, ci ha lateralizzato dentro, poi l'abbiamo perso, ha fatto da resistenza e poi è stato fatto il reclaim. Quindi oddio, in verità sul time frame orario è un setup long in piena regola questo, ci sarebbero già gli estremi per il long su time frame orario, ripeto, insomma non lo so. Guardando più dall'alto, il primo livello interessante è questo 3200 e dintorni, qua giù, dove c'è il primo top storico, che volendo si può estendere fino a qua, fino a 2005, lo stop loss lo si mette qua sotto e passa la paura. Altrimenti posizione così con stop loss qua sotto e poi eventualmente si reitera con quest'altra, non lo so. Personalmente non sono quei grafici che mi esaltano più di tanto, perché anche lui è bello esteso, insomma attenderei un po' di ritracciamento e di respiro, ecco. Bene amici, 1:02, io vi ringrazio di nuovo per avermi seguito, per avermi ascoltato, per aver fatto le domande, insomma siete sempre i più sul pezzo di tutti. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, visto che ne parlavamo prima, perché è dedicato veramente a chi non vuole impegnarsi più di tanto, ma vuole comunque seguire il mondo delle cripto senza tecnicismi, senza confusione, senza chissà che cosa. Io nel dubbio il link ve lo scillo alla grande qua sotto e che dire, poi faccio qualche storia un po' così umoristica, un po' simpatica e quindi dai, ne vale la pena. Seguitemi anche lì se avete il social, non vi costa nulla e c'è pure l'easter egg del numero dei profili seguiti che per chi se lo chiedesse non sono 21 a caso. Vabbè, basta, chiudiamo questa parentesi nerd, vi faccio di nuovo un caro saluto, noi ci rivediamo live mercoledì alle ore 19. Sempre carichi, sempre sul pezzo e nel frattempo ci aggiorniamo e ci sentiamo sui consueti canali social. Vi ringrazio di nuovo per avermi seguito, un carissimo saluto, buona serata e alla prossima, ciao!